mesi fa, il governo Renzi ha deciso la soppressione di Equitalia. Chiaramente la riscossione erariale doveva proseguire ed è arrivata la nuova Agenzia delle Entrate. Ecco, su questo cambio ci parlerà adesso l'avvocato Alessio Scaglia del Foro di Trento. Buongiorno a tutti, ringrazio prima di tutto il Movimento 5 Stelle e il consigliere Gasperi per avermi invitato a questa dritta tavola rotonda. L'argomento che sono chiamato ad affrontare è appunto quello della soppressione di Equitalia, che è l'attuale concessionario della riscossione, e la nuova istituzione di un agente della riscossione che si occuperà di questa funzione. Io ho pensato di strutturare la mia relazione in quattro punti, fornendo prima dei cenni preliminari sul sistema di accertamento e di riscossione dei tributi, fare una piccola illustrazione della storia di Equitalia, dalla sua costituzione fino ai giorni nostri, in cui verrà soppressa, e in questa fase cercherò anche di evidenziare i risultati o gli insuccessi che questo concessionario ha ottenuto nel corso degli anni. Mi occuperò poi della disciplina del decreto legge 193 del 2016, che è il corpo normativo che appunto dispone la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo ente pubblico di riscossione. In conclusione, tirerò un po' le fila di questo discorso cercando di evidenziare le maggiori criticità della riforma. Cenni preliminari su accertamento e riscossione. Nel nostro ordinamento l'accertamento dei tributi compete all'Agenzia delle Entrate, che ha il compito di verificare fondamentalmente la correttezza dell'adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente. Qualora verifichi delle irregolarità, l'Agenzia delle Entrate emette degli avvisi di accertamento, degli avvisi di irregolarità o degli avvisi di liquidazione nei quali chiede al contribuente di pagare la maggiore imposta dovuta. L'avviso di accertamento può essere anche immediatamente esecutivo, in questo caso per determinati tributi, in questo caso contiene anche l'intimazione ad adempiere, quindi l'Agenzia delle Entrate dice al contribuente non solo mi devi pagare questo tributo, ma lo devi pagare anche subito, entro i 60 giorni, altrimenti procedo immediatamente alla riscossione coattiva. Questo argomento mi consente quindi di spostare l'attenzione sulla riscossione, che nel nostro ordinamento è disciplinata dal DPR citato prima, 602 del 1973, che inizia proprio nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate consegna, affida al concessionario della riscossione i carichi relativi ai tributi da riscuotere. La riscossione avviene mediante la formazione di un ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dal ruolo il concessionario della riscossione estrae le cartelle di pagamento che notifica poi ai contribuenti. Nel caso di accertamento immediatamente esecutivo, invece, l'Agenzia delle Entrate consegna al concessionario l'accertamento e questo procede direttamente all'esecuzione forzata con un miglioramento presso terzi, immobiliare e via discorrendo. Ovviamente il presupposto è che il contribuente non paghi alla notifica della cartella. Possiamo quindi entrare in media stress e quindi vedere il sistema di discussione dei tributi dalla storia di Equitalia. Equitalia è stata costituita nel 2005, prima il sistema di riscossione era affidato dei concessionari di diritto privato che erano gestiti dalle banche. Nel 2005 il legislatore ha ritenuto di dover portare la riscossione sotto il dominio pubblico e ha quindi ritenuto di istituire una società per azioni interamente partecipata però a capitale pubblico, perché il 51% era capitale di Agenzie Entrate, il 49% capitale di Pins, e ha costituito questa società che si chiamava Riscossione S.p.A. Nel 2007 Riscossione S.p.A. è diventata Equitalia S.p.A. che ha iniziato anche un'opera di accentramento di tutti i vari concessionari che erano presenti nello Stato italiano, erano circa 39, e
Equitalia è riuscita a racchiudere tutti questi 39 concessionari in sole tre società: Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, controllate ovviamente da Equitalia S.p.A. Sono state poi costituite anche altre due società, che erano Equitalia Giustizia ed Equitalia Servizi, ma non si occupavano di riscossione, a parte Equitalia Giustizia per i crediti della giustizia, ma non ci riguarda in questa sede. Il 17 febbraio 2016 Equitalia è stata costituita Equitalia Servizi di Riscossione, nella quale sono state fatte confluire Equitalia Nord, Centro e Sud. L'introduzione di un sistema unico di riscossione in capo a Equitalia ha avuto sicuramente dei benefici, perché ha consentito di migliorare e uniformare appunto il processo di riscossione. E in un certo senso c'è stato anche un incremento degli importi recuperati rispetto al sistema previgente. Occorre tuttavia evidenziare che la riscossione in termini assoluti nel nostro ordinamento ha percentuali assolutamente marginali, e bisogna anche evidenziare che comunque Equitalia e l'azione di riscossione sono sempre state in mezzo a delle forti tensioni derivanti da una contrapposizione tra l'imprescindibile esigenza di riscuotere il carico tributario per la sopravvivenza dello Stato, però al contempo la necessità comunque di tutelare i contribuenti sottoposti a riscossione. Equitalia infatti è l'ente probabilmente più impopolare del nostro ordinamento e in periodi anche non troppo risalenti è stato oggetto di attentati, intimidatori e quant'altro. Con queste premesse possiamo quindi soffermare l'attenzione sui risultati che Equitalia ha ottenuto nel corso del tempo. Farò riferimento a una relazione della Corte dei Conti del 20 ottobre 2016, la numero 11/2016/G, dal titolo Il sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015. In questa relazione la Corte dei Conti è una relazione molto corposa, si occupa dell'intero sistema di riscossione, ma ai nostri fini la Corte dei Conti insomma ci indica i risultati che ha ottenuto Equitalia. Evidenzia in primo luogo una tendenziale crescita delle entrate tributarie nel corso del 2015 e anche la riscossione effettuata da Equitalia nel 2015 ha avuto un trend tendenzialmente positivo rispetto al 2014. Tuttavia ci sono delle note diciamo negative, perché il valore delle somme riscosse da Equitalia è molto modesto rispetto se rapportato al carico tributario che le è stato affidato. Si parla infatti di percentuali di riscossione che vanno dallo 0,62% del 2006 a un massimo del 1,09% del 2010. A questo si deve aggiungere che in Italia ci sono, ce lo dice la Corte dei Conti, circa 20 milioni di debitori, il cui carico tributario è praticamente irrecuperabile. Quindi questi dati della Corte dei Conti ci fanno capire che il sistema di riscossione in Italia è abbastanza inefficiente, e vorrei soffermare l'attenzione sul sistema di riscossione e non su Equitalia, sulla quale onestamente non mi sento di esprimere giudizi di valore. È stato da più parti evidenziato nella dottrina e anche dalla stessa Corte dei Conti che tra le cause della bassissima riscossione, delle bassissime percentuali di riscossione di Equitalia, vi sono i vincoli che il legislatore italiano ha posto al sistema di riscossione, che si va dai limiti alla pignorabilità dei beni alla rateazione dei carichi tributari. Ad oggi solo nella fase di riscossione noi conosciamo quantomeno tre diversi tipi di rateazione e attenzione, sono delle cose che degli interessi che hanno sicuramente una necessità di tutela, non si vuole dire che non è necessario tutelare il contribuente anche nella fase della riscossione. Probabilmente quello che è più problematico è il metodo di legislazione utilizzato per offrire le tutele. È stato segnalato anche prima, noi ci troviamo di fronte a una legislazione in materia fiscale che è estremamente oscura, poco intellegibile. Il cittadino ha enormi difficoltà a muoversi nel sistema fiscale e molto spesso anche i professionisti, perché si trovano a maneggiare leggi che, oltre ad essere incomprensibili, spesso sono addirittura contrastanti tra loro. In questo contesto qua, il legislatore italiano nel 2016 ha ritenuto di dover intervenire e quindi
sopprimere Equitalia S.p.A., quasi come se fosse questo il soggetto responsabile dell'inefficienza del sistema. È stato emanato quindi il decreto legge, che è il 193 del 2016, che prevede che dal 1 luglio 2017 le funzioni di riscossione saranno affidate al nuovo ente, all'ente di nuova istituzione, Agenzia delle Entrate di Riscossione. Le società del gruppo Equitalia vengono quindi sciolte, da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., perché svolge funzioni diverse dalla riscossione, e verranno cancellate dal registro imprese senza necessità di avviare procedure di liquidazione. Peraltro tutte le fasi dello scioglimento di Equitalia e del passaggio di funzioni ad agenzia entrata e riscossione sono esenti da imposizione fiscale. Un dato molto importante ed evidenziale di questa riforma è che il legislatore ha previsto che dalla data di entrata in vigore del decreto legge è fatto divieto alle società del gruppo Equitalia di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo. E il personale in forza è Equitalia, sia con contratto di lavoro a tempo determinato fino alla sua scadenza, sia quelli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, vengono trasferiti all'Agenzia delle Entrate di Riscossione, previa ricognizione delle specifiche competenze possedute, cito testualmente, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. I dipendenti di Equitalia, in questo caso qua, saranno tutelati ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, che prevede appunto il mantenimento dei diritti acquisiti presso il precedente datore di lavoro. Questo è uno degli argomenti forse più delicati del passaggio da Equitalia ad Agenzia Entrate di Riscossione, che probabilmente è anche balzato meno le cronache, perché abbiamo del personale dipendente di una società privata, ancorché a partecipazione pubblica, che in forza di legge confluisce direttamente alle dipendenze di un ente pubblico, e quindi ci si riallaccia al problema del concorso di cui si parlava prima. Ma su questo punto poi i relatori che mi seguiranno sicuramente potranno dire qualcosa di più proficuo e illustrare molto meglio questa tematica, che non mi appartiene. Tornando invece all'oggetto del mio intervento, come dicevo, le funzioni della riscossione, così come erano state affidate in Italia nel 2005, verranno attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le svolge per un proprio, tramite il proprio ente strumentale, che è un ente pubblico, denominato Agenzia Entrate e Riscossione. È un ente che ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e opera sotto la vigilanza del Ministero. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione subentra a titolo universale in tutti i rapporti delle società del gruppo Equitalia, sia sostanziali sia processuali, e assume la qualifica di agente della riscossione ai sensi del DPR 602. Al nuovo ente è data la possibilità, inoltre, di svolgere anche le attività di riscossione dei tributi locali, cosa che può fare anche Equitalia al momento. Quindi potrebbe succedere in futuro che un comune possa affidare all'Agenzia delle Entrate di Riscossione la riscossione dell'IMU, per esempio, o anche tratti patrimoniali. Il nuovo ente ha ovviamente degli organi, che sono il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori di conti. Il presidente è il direttore dell'Agenzia delle Entrate, il comitato di gestione invece è composto dai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Una cosa secondo me molto importante da evidenziare in questa riforma normativa è che il legislatore ha dato una sorta di monito al nuovo costituendo ente, perché dice che nei rapporti col contribuente si deve conformare ai principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, legge 212 del 2000, specialmente i principi di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e della buona fede, e inoltre anche ad altri obiettivi stabiliti in altri corpi normativi in materia di cooperazione rafforzata col contribuente, riduzione degli adempimenti e assistenza di tutoraggio del contribuente. Insomma, è un po' come se il legislatore ricordasse al nuovo agente della riscossione: guarda che il contribuente comunque ha dei diritti e va tutelato. In ogni caso, questa è un po' una ridondanza secondo me della legge: l'agente deve operare nel rispetto dei principi di legalità. E invece un dato probabilmente molto importante, che è stato introdotto in questa riforma, dice la legge: deve operare il nuovo agente della riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività e efficacia dell'azione. Questo aspetto qua secondo me è importante, perché in passato è balzato alle cronache giornalistiche, sono balzate alle cronache giornalistiche casi di cartelle Equitalia notificate, cartelle del valore di
un centesimo. Con questi criteri indicati dalla legge probabilmente cose di questo tipo non se ne vedranno più. Il problema però è che il sistema di riscossione continua a essere disciplinato dal DPR 602 del 73 e è stato lievemente modificato questo DPR dalla riforma del 2016 che ha introdotto cercando di potenziare la riscossione semplicemente delle facoltà per l'Agenzia delle Entrate e per il suo ente strumentale di accedere e utilizzare i dati delle banche dati ai fini di conoscere meglio la situazione dei debitori. Per esempio possono accedere alle banche dati dell'INPS per poter sapere quali sono i rapporti di lavoro dipendente dei debitori ed eventualmente effettuare pignoramenti presso terzi. Ma a parte queste cose, insomma, la disciplina della riscossione è rimasta tendenzialmente immutata. A questo punto mi avvio verso la conclusione cercando di trarre un po' le fila di quanto si è detto. La Corte dei Conti ha mostrato una grave inefficienza del sistema di riscossione, si è parlato appunto di riscossioni veramente che non superano il 2%. Dal punto di vista del cittadino e dell'impresa, il soggetto che effettuava la riscossione operava sempre in maniera draconiana, possiamo dire. E il legislatore, che a mio avviso ha delle enormi responsabilità per questa situazione, ha creato un sistema di riscossione molto duro, per non dire violento, ma al contempo ha invidiato l'agente della riscossione ponendo una serie di vincoli alla sua attività e quindi ha creato questo sistema di inefficienza del sistema di riscossione. Ha deciso di sopprimere l'Italia, quindi è come se avesse voluto cambiare il vestito del soggetto che effettua la riscossione, ma di fatto la riscossione è rimasta la stessa. Questo passaggio da un ente all'altro non è esente da criticità. La nuova agenzia di entrata di riscossione succede a tutti i rapporti giuridici di Equitalia, quindi ciò significa che subentra in tutti i contratti di Equitalia. Sotto il profilo processuale dovrà riassumere tutto il contenzioso che fa capo a Equitalia. Si parla, se non vado errando proprio nella relazione della Corte dei Conti, di un contenzioso che conta circa 250.000 processi all'anno dinanzi alle commissioni tributarie, per cui sarà veramente un'opera di non agevole realizzazione. Come detto, il punto più dolente, evidenziato anche dalla Corte Dottrina, però concerne il trasferimento del personale dipendente. Perché qua la norma fa riferimento a una previa ricognizione delle specifiche competenze, ma non sono stati indicati, uno, quali sono i criteri che si devono adottare per fare questa procedura selettiva, che peraltro ad oggi non mi pare sia ancora stata avviata, e dal 1 luglio Equitalia cesserà le sue funzioni. E in ogni caso non si tratta di un vero e proprio concorso pubblico, cioè una procedura selettiva che si effettua all'interno del personale dipendente di Equitalia, quindi il resto della cittadinanza è esclusa. E il secondo problema che questo passaggio pone è che se qualcuno dei dipendenti di Equitalia non dovesse superare questa procedura selettiva, probabilmente si aprirà un'altra grande mole di contenzioso, perché chiaramente queste persone perderanno il posto di lavoro. Quindi, alla luce di quanto detto, non mi pare che la soppressione di Equitalia possa assicurare una maggiore efficienza del sistema di riscossione, anche se lo Stato, onestamente, non è, insomma, un po' prematuro fare dei pronostici sul futuro agente della riscossione. Io concluderei la mia relazione lanciando una provocazione, chiedendoci cioè se siamo più sicuri che l'inefficienza della riscossione in Italia dipenda solo ed esclusivamente da chi la effettua o se non sia piuttosto necessario iniziare a riflettere proprio sui sistemi, sulla sostanza della riscossione e su come e sulle procedure che devono essere seguite. Grazie.